Buonasera amici di 089, nella cornice della spiaggia di Santa Teresa ascoltiamo i tifosi Granata in vista della stagionale Porto. Speriamo che andrà bene quest'anno in serie, che ci porti in serie il presidente. Quali sono secondo te le zone da rinforzare? L'attacco sicuramente, perché non ci sono attaccanti, Bogotà non è attaccante di serie B, secondo me. Poi quest'anno si deve vedere, non lo so. Noi già sappiamo che il presidente nostro in Serie A non ci vuole portare. Però io lo ringrazio perché siamo in Serie B, una società sana, di buoni principi. Giocatori che non vogliono venire se ne possono anche andare. Non vengono, come si dice, Radunovic, no, verrà un altro portiere. Dei nuovi arrivi, chi è che l'ha convinto un po' di più? No, veramente io dei numeri non ho visto proprio, niente proprio ho visto. Ieri ha fatto una partita, ma non ho visto. E poi il calcio di luglio non è da vedere. Aspettiamo la Coppa Italia, almeno la Coppa Italia, e poi possiamo dare qualche giudizio. Comunque io ho fatto l'abbonamento, non ci sono problemi. Per me la Sedana è una fede e quindi praticamente vado sempre a vedere. Chi non ci conviene non ci va. È la migliore cosa. Io ringrazio il presidente Lotito che ci ha portato in Serie B. Eravamo falliti, l'unica società si può dire che è sana. I giocatori tutti i mesi prendono lo stipendio. E siamo in Serie B, non in Serie A, eh? Vediamo, vediamo. Arriveranno il portiere, molto esperto, come Mikai. Questo ragazzino 96, 20 anni, cioè buono. E poi centrocampo con E, Diallo, ottima squadra, playoff. Ci manca un altro attaccante di categoria, poi deve arrivare un altro centrocampista. E poi un difensore che mo si è preso Roberticone, speriamo bene. La difesa sta a posto per me. È un campionato come il solito, di salvezza sicura e basta. Questo è un campionato che c'è stato, che ci ha toccato a noi. Che ha da manare con la rete? Se tu mi dici che è una squadra playoff, che ha da manare? Pure ha fatto l'abbonamento, però comunque non ci credo a questo. Vaga perché mi piace il pallone, ecco tutto. Che sono tifoso. Ma ora mo, a 60 anni, non so se mi spiego. No, no, aspettative, non se ne tengo proprio aspettative, almeno io, personalmente io. Mi aspetto più che altro faccio una squadra competitiva, anche se non ho molta fiducia nel nostro presidente. Però dai nomi che sento, sentito Ceravolo prima, me ne aspetto almeno due, diciamo. Diallo sicuro è un portiere di livello, visto che neanche da noi ci siamo stati capaci di prendere. Secondo te quali sono le zone da rinforzare? Allora, zona da rinforzare un attaccante assolutamente perché Bogalon non è adatto per la categoria e un centrocampista visto la partenza di Dice Minala. Aspettiamo prima gli eventi per i nuovi arrivi, vediamo un po' come si comportano perché sono tutti giocatori che sono nuovi della categoria e speriamo che il DS Fabiani abbia operato bene in merito agli acquisti. Chiaramente in questo momento non è che si può dare un giudizio perché sono anche giocatori che si devono affiatare e quindi alla fine vedremo un po' come vanno le cose. E che cosa si aspetta però per il nuovo anno? Ma se a noi i tifosi si aspettano sempre qualcosa di positivo, una vittoria del campionato, una qualificazione ai playoff, gli obiettivi sono sempre quelli, è inutile, non diciamo la retrocessione perché sarebbe assurdo, però almeno il minimo sarebbero i playoff. No, io li voglio vedere soltanto in campo. E invece che cosa si aspetta per il nuovo campionato? Meglio dell'anno scorso. Nient'altro. Quali sono le zone da rinforzare? Non lo so, li devo vedere in campo. Sono stati ritiri con la Serenano, sono tornati ieri sera. La squadra con noi abbiamo parlato con Fabiano e Fabiano ci ha detto che dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare fino a sabato per vedere la squadra. Perché deve prendere il portiere, deve prendere il centravanti, deve prendere un difensore e qualche cosa in più penso che arriverà, lui ci ha promesso, però non diamo proprio di fretta perché onestamente vediamo le altre squadre che come stanno fallendo, tutti. Allora aspettiamo il fallimento delle squadre e prendere altri ragazzi, altri giocatori. E di quelli già arrivati, qual è quello che lo convince di più? Guardi, non mi convince quasi nessuno, sinceramente, quasi nessuno.
come dice il centravanti, però fisicamente è bello, un grande giocatore fisicamente nell'area di rigore, perché con la testa. Poi Rossi ieri siamo mosso un poco bene, Rossi. Posso essere un ragazzo Palombi, questo è un ragazzo Palombi, che anche un ragazzo promettente. Però dobbiamo vedere, tutto da rifare.